dire se queste espressioni sono dei monomi. Ecco, per rispondere a questa domanda bisogna dire come facciamo a riconoscere un monomio. Un monomio, nella sua forma normale, ha questa struttura. Vediamo di analizzarla. Qui avremo un numero, un coefficiente numerico, e qui delle lettere diverse tra di loro, possono essere più di una. Qui abbiamo degli esponenti che sono numeri naturali, e qui delle moltiplicazioni. Ecco, se vediamo un'espressione che segue questa struttura, che ha questa struttura, allora si tratta di monomio.